Daqui a 48 horas começa o conclave. Ao longo desta última semana, muitos cardeais pressionaram para que fosse conhecido o relatório final do Vatileaks. Bento XVI decidiu que só o seu sucessor o conhecerá. O jornalista Rosário Salgueiro entrevistou o jornalista italiano, que revelou há um ano as cartas secretas de Bento XVI. O mordomo do Papa e um técnico informático foram presos. Gianfranco Nuzzi diz que não se sente responsável por este último ano que abalou a Igreja Católica. Questo libro è un libro che racconta cosa è accaduto all'interno della Curia Romana negli ultimi anni ed è un'occasione perché abbiamo per la prima volta con delle carte, dei documenti del Vaticano una fotografia sia dei problemi della Chiesa nel mondo, quindi un calo delle offerte, un calo dei fedeli in certi continenti, un calo delle vocazioni, quindi questi grandi problemi che hanno anche creato impensierito Benedetto XVI. Poi abbiamo i problemi nella Curia Romana e quindi scontri di potere, congiure, denunce di corruzione, il difficile rapporto tra alcuni uomini di chiesa e il denaro. E poi abbiamo le relazioni, cioè il Vaticano non visto come un paese di spiritualità, ma come uno Stato che si relaziona con gli altri, grazie a quella formidabile rete diplomatica delle nunziature, perché comunque la comunità cattolica è una realtà importante, di 1,5 miliardi di fedeli nel mondo, quindi è interessante anche vedere le azioni, i rapporti con la Merkel, con il nostro Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. È un libro senza filtri, senza le distorsioni della, come si può dire, dell'informazione pilotata, condizionata, voluta. Quali sono i documenti che hanno lasciato a bocca aperta anche a lei? Tutti direi, tutti, perché ogni storia ti porta nella macchina del tempo, entri in Vaticano e sembra come entrare in una macchina del tempo, dove si torna indietro, in questa monarchia assoluta dove c'è chi regna, tra virgolette, che è un uomo di grande spiritualità come Ratzinger, che era solo ed è stato lasciato solo, io credo. Si percepisce la solitudine un po' di questo uomo, di questo Papa. E poi la semplicità anche del pontefice. La sua vita, le sue pochissime relazioni che ha, i suoi gusti e poi come lui si confronta e rapporta di fronte a agli scandali, dove il buon pastore cerca di tenere unita la Chiesa, no? Quando scoppia lo scandalo dei legionari di Cristo con Marcel Maciel, quando scoppia lo scandalo della pedofilia, quando c'è lo scandalo della negazione della Shoah da parte di Williamson e con i lefebriani, il problema della, e poi i grandi problemi, il problema della chiesa perseguitata in Cina, la chiesa clandestina, problemi con Pechino. Ci aspettava tanto clamore? Da questo libro? Sì. Nella vita ogni tanto capita qualcosa che non sai, non puoi prevedere le reazioni. Io non mi aspettavo l'arresto di Paolo Gabriele, che era una delle mie fonti. Perché, mi aspettavo quello? No, perché immagino che la Chiesa non sia oscurantista, che sia più grave un reato su un minore che fare una fotocopia, no? Cioè, cos'è più grave nella scala? Il maggiordomo è un minore in questo tutto. Innocente, come ha detto il libro. Ma io credo che lui, innanzitutto, ha fatto delle fotocopie. Credo che sia un uomo coraggioso
e che ha ritenuto di violare la fiducia del Papa facendo conoscere a noi delle cose, che poi queste cose, guarda caso, si ripropongono negli argomenti, in quello che dice il Santo Padre, no? È lui che parla degli individualismi, delle lacerazioni nella Chiesa che deturpano il volto, e non parla certamente del maggiordomo, no? Poi possiamo credere alle favole, possiamo pensare che il Papa era stanco e quindi la stanchezza è una stanchezza rispetto a dei problemi, no? Problemi che ci sono, che non sono solo quelli della curia, perché poi la curia raccoglie problemi di rappresentanza dei cardinali. Il Papa ha cercato sempre di fare del Vaticano la chiesa di tutti. Invece c'è una maggioranza di cardinali italiani, c'è cioè una presenza di cardinali storicamente, e il Papa cercava di dare voce alle comunità cattoliche in tutto il mondo. I segreti dello IOR. Allora, quando è uscito il libro in Italia, il problema era capire chi erano le fonti di Nuzzi, no? Cioè i miei informatori. Come se io chiedessi ai suoi informatori, che sono il suo patrimonio, giusto? E va protetto. E non si guardava quello che c'era dentro il libro. Adesso che si è dimesso il Papa si dice, ma evidentemente lì sta succedendo qualcosa. Ci sono sempre state le lotte di potere in Vaticano. Probabilmente oggi siamo in una situazione limite, in una situazione di stallo. È un Vatingate, il libro. Ma questo lo deve dire lei, non io. Questo lei può dare la valutazione che vuole. Perché nel suo paese, come nel mio, ci sono tanti giornali, tante radio, tanti siti, l'informazione è libera. Dici un'altra volta di non avere più paura. Paura di che cosa? Io? Sì. Allora, c'è una fase, quando tu scrivi un libro, che è una fase molto delicata, quando tu sei in relazione simbiotica, unica, univoca, con le notizie che hai. Io ho passato molti mesi che portavo una chiavetta USB al collo, che neanche mia moglie conosceva il contenuto di quei documenti, no? Lei può immaginare, per un giornalista, cosa vuol dire sfogliare delle carte dove ci sono delle correzioni del Papa, con quella calligrafia piccolissima. Lei può immaginare cosa vuol dire per un giornalista scoprire che allo IOR ci sono dei conti correnti intestati a fondazioni benefiche inesistenti, che non esistono e che offendono la cristianità, perché hanno dei nomi che sono degli schiaffi a qualsiasi credente. Fondazione Madonna di Lourdes, Fondazione Aiuto Bambini Poveri, tutte fondazioni che non esistevano e che anni fa servivano per coprire il riciclaggio di soldi sporchi allo IOR, ma non con Marcinicus, dopo. Lei pensi quante cose non conosciamo di quel piccolo Stato? Perché ci siamo sempre riportati alla spiritualità, all'anima, al Vangelo, ai pastori, alla parte pastorale, dei cardinali, dei vescovi, di chi porta la parola di Dio, che ci si creda o meno. E invece quello Stato ha esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi in Italia, non so da voi. Insomma. Che reazione avete quando ho saputo la resignazione di Benedetto XVI? Grande disorientamento. Perché? Perché ti disorienta, è un vuoto, è un... La figura del Papa è una figura che è un punto di cardinale nella vita, nella mia vita anche, sì. Sapere che il Papa si dimette ti fa affacciare con inquietudine rispetto al nuovo conclave. Vediamo cosa succederà, cosa accadrà. Benedetto XVI termina il suo papato, si sente responsabile per questo? No. Se dovessi essere io responsabile di aver fatto dimettere un Papa, la Chiesa sarebbe allo sbando. La Segreteria di Stato ha fatto un comunicato qualche giorno fa dicendo che che i giornalisti vogliono condizionare il conclave. Io non sono un esperto di religione, ma credo che l'unica cosa che può condizionare il conclave sia lo Spirito Santo. Siamo nel 2013, l'informazione è libera, anche lì devono abituarsi, che le notizie circolano. Non si può più tenere tutto intercettato, controllato.
La gente ha bisogno di aria, di luce, e di equilibrio e di trasparenza. Come proprio diceva il Santo Padre, no? Si sente qualche ammirazione pur Santo Padre, pur Benedetto, sì. Ah, io sì, certo. Certo, sì, sì. Ma non lo dico da uomo. Da uomo, perché so quello che è passato. Poi voglio andare alla colpa al maggiordomo. Ma no, che un papa soffra per un maggiordomo, lo posso capire. Ma che un pontificato si concluda per colpa di un maggiordomo, guarda, io ho un figlio di 6 anni, se io lo racconto non mi crede. Benedetto XVI ha detto basta. Evidentemente lui l'ha spiegato, no? Sì. Ha dato delle spiegazioni e il giorno dopo ha chiesto di superare gli individualismi, di superare quelle lacerazioni, parla di problemi. Ma veramente vogliamo pensare che il problema è il mio libro? O quello che c'è scritto, quelle storie che sono raccontate, sono una parte dei problemi che il Papa ha affrontato? Sono 300 pagine, sarà interessante leggerle. Quello perché è il suo commentario a questo lasciare? Mi viene in mente un'immagine molto forte. Se lei va in Germania, a Buchenwald, nell'ex campo di concentramento, c'è un museo di reperti di quello che è stato, erano i campi di sterminio, no? E prima di entrare c'è una scritta grande su tutta una parete, che è un verbo in latino, c'è scritto memento. Ecco, questa relazione che il Papa lascia è una piantina tridimensionale di quello che accade in Curia. La Curia credo che ci sia una volontà di riforma. Bisogna vedere se il prossimo Papa lo riformerà. Se queste storie di questo libro verranno superate. Queste, come tante altre, qui ce n'è una parte, insomma, no?